Francesco Severino, un incontro per festeggiare la sua elezione a consigliere della provincia di Catanzaro, un risultato, lo ricordiamo, di 5.444 voti che, come è stato detto nell'incontro, non arriva per caso e soprattutto non rappresenta un'imposizione calata dall'altro, ovviamente riferimento al governatore Mario Oliverio. No, per la verità non è solo riferimento al governatore, ma è che tanti dicevano: come è possibile che alla vigilia della chiusura della lista questo si candida? Sicuramente è una candidatura calata dall'alto, perché ci sarà qualche accordo tra consiglieri di Catanzaro e consiglieri di Lamezia Terme, dove con 5-10 voti sarà eletto. Ma non è stato così, perché io ho accettato questa candidatura perché tanti sindaci e amministratori di questo comprensorio hanno rifiutato, perché non è possibile candidarsi proprio quando siamo allo stretch finale. Allora, siccome eravamo sprovvisti di una rappresentanza e tanti amici mi hanno spinto, abbiamo fatto rete e ce l'abbiamo fatta, e non sono state 10 consiglieri, che questa è una candidatura del territorio. Hanno votato 60 consiglieri su tutta la provincia, spalmato il voto sulla provincia di Catanzaro, con una base nelle Preserre e nel Basso Ionio Soveratesi, così come ha Soverato la stessa cosa. E di questo sono veramente contento, perché diciamo è il frutto di un lavoro costante di questi anni. Ecco, un risultato che la carica maggiormente di responsabilità per questo territorio. Lei accennava nel suo intervento a delle priorità. Priorità non c'è dubbio, io facendo tutta la provincia in lungo e in largo, parlando con la maggior parte dei sindaci, con consiglieri comunali, ho visto che l'edilizia scolastica è una priorità, come la viabilità e come tante altre cose che sono a capo ancora alla provincia. Ha ringraziato tutti quelli che l'hanno sostenuta, fra i tanti anche l'amministrazione, il governo diciamo della città di Soverato, nel cui consiglio comunale lei occupa comunque lo scranno di minoranza, un consigliere di minoranza. Questo significa che la politica sta cambiando, che c'è una certa vivacità, che c'è una certa trasformazione? No, assolutamente, il mio posto è sempre là, quello che mi hanno assegnato i cittadini. Sicuramente di questo ne devo tenere conto, perché tanti della maggioranza, non so quanto, hanno votato me, come quelle della minoranza hanno votato me. Ma al di là di quelle che non hanno votato, voglio dire, c'è stato un atteggiamento positivo per questa mia candidatura e ho capito che davvero ci tengono al bene comune, e di questo devo dare atto. Ecco, una condizione politica per voi fondamentale è quello di dar vita al gruppo del Partito Democratico. Questo è tutto da vedere. Io principalmente ancora sono nel partito PD Oltre, poi è tutto un discorso da evolversi, ne parleremo con il partito di Soverato, col partito provinciale e regionale. Questo ancora non ne so rispondere. Sicuramente una certa autonomia noi la pretendiamo. Lei consigliere comunale, lo dicevamo, al comune di Soverato, come valuta in questo momento la situazione che c'è? Guarda, diciamo, è una situazione che questi amministratori devono essere aiutati, perché per la verità il comune non ha risorse, non ha soldi. Adesso che partono tutti i bandi della comunità comune europea, io sono disponibile a dare una forte mano per il territorio di Soverato. Un risultato importante quello di Ciccio, che per me ha un lavoro che lui porta avanti da tanto tempo, un'intelligenza politica che gli ha permesso non solo di raccogliere tanti consensi, ma di consolidare un lavoro positivo che lui svolge all'interno della regione Calabria. La mia presenza qua è una testimonianza di vicinanza, di riconoscimento ad un lavoro che Ciccio fa per Soverato, per il comprensorio. Si è speso in tante battaglie importanti, quella dell'ospedale. Penso che questo incarico gli conferirà maggiori responsabilità alle quali dovrà assolvere e quindi far fronte. Quindi io sono molto contento, penso che questo territorio merita un'attenzione in più, è un territorio che
diciamo, non è stato ben rappresentato, non perché non ci siano stati bravi amministratori, ma perché ci sono state molte divisioni. L'elezione di Cicci è frutto quindi di una condivisione invece, e la condivisione porta a scelte positive, ma anche alla possibilità di affrontare meglio problemi e a valorizzare meglio quello che un territorio esprime.